al Fittipaldi con un gol per tempo di De Marco e Gentile. Il Francavilla replica il risultato dell'andata e supera nel derby il Lavello. E quando alla fine della stagione regolamentare mancano due giornate, lo condanna al ritorno in Eccellenza. Pronti via, il Francavilla recrimina subito per un fallo in area su Nolene, scaturisce un angolo sul quale Rajkovic si ritrova tutto solo, ma incredibilmente mandato. I rossoblù si rendono pericolosi nuovamente al 21esimo con una punizione dalla sinistra di Nolè che finisce contro il palo. I gialloverdi si vedono per la prima volta al 23esimo con una conclusione di poco alta di Pipole. Lo stesso attaccante ci riprova due minuti più tardi, ben liberato in aria ma senza inquadrare la porta. Ma quando sembrava che gli ospiti avessero alzato il baricentro al 28esimo su una palla vagante si avventa De Marco che dal limite su sponda di Rajkovic lascia partire un tiro secco all'angolino basso che non lascia scampo a Trapani. I Downi provano a rispondere al 31esimo con Di Stasio, ma la deviazione su punizione è fuori misura. Prima dell'intervallo, altro brivido per il Lavello sul tiro cross di Pinna, sul quale Rajkovic non arriva per pochissimo e che esce di un nulla e si va all'intervallo sul punteggio di 1-0. I rossoblù iniziano bene anche la ripresa e al quarto, bella azione che libera Rajkovic a tu per tu con Trapani, l'attaccante prova un pallonetto che va alto e sciupa un'altra opportunità. Al sesto ci riprova De Marco, che ottiene solamente un tiro dalla bandierina. Il Lavello però è vivo e ne è entrato puntoriere, sfiora il paro al giro dal limite con una bellissima iniziativa personale. Passano 6 minuti e gran numero di Nolè che si esibisce in una sforbiciata con la palla che sibila di pochissimo sopra il trasversale. Dall'altra parte, al 19esimo, il portiere Maione è molto attento su un bel colpo di testa dell'altro subentrato Liccardi. Ma al 21esimo gli ospiti restano in 10 per il secondo giallo combinato a Scalon. I padroni di casa provano ad approfittarne, Pinna su punizione dalla distanza impegna Trapani alla deviazione in angolo. Ma al 35esimo arriva il raddoppio con Gentile che chiude i conti, libero di controllare e di calciare verso la porta dopo un traversone dalla sinistra. I locali insistono, al 38esimo De Marco avrebbe l'opportunità per il tris in contropiede ma la fallisce. Prima del triplice fischio, anche Marconato non c'entra per poco il bersaglio. Finisce con un'altra occasione mancata da Rajkovic. Con questi 3 punti i sindici salgono a quota 29 ma restano terzultimi. Il Lavello invece resta fermo a 23 e dice già addio alla Serie D.